Per me è sempre meglio dire tutto. Perché nascondersi? Giusto? Come descrivere Frank? 1, 2, 3, 4! Beh, c'è la testa, ovviamente. Non la toglie mai. Ti sembra strano? Sarebbe d'aiuto se comunicassi le mie espressioni facciali. Sorriso cordiale. Espressione felice. Cosa passa per la testa dentro quella testa? Lo trovo ispirante. La sua musica. Frank, la gente dovrebbe conoscerti. Dovresti essere famoso. Ampio sorriso lusingato seguito da un accattivante mezzo sorriso. Piantala di descrivere le tue espressioni facciali, è estremamente irritante. Ci hanno offerto un cazzuto concerto importantissimo, South by Southwest, in Texas. Tutta questa gente è interessata a noi. Possiamo essere grandi. A che gioco stai giocando? Riempire la testa di Frank con quelle stronzate? Non ti sento, le bolle fanno troppo rumore. Qualcuno dovrebbe darti un pugno in faccia. Ok, ci siamo. Sarà grandioso, vieni domani sera, non ti accadrà nulla di male. Preparatevi al delirio! Frank non sta bene. Frank, non scappare! È senza alcun dubbio il tipo più sano di mente che io abbia incontrato nella mia vita. Ok, ci siamo. La testa. Toglietela. Ho un certificato. Toglietela! Eccola qui. La mia più orecchiabile canzone di sempre. Coca-Cola, lipstick ring, oh, dance all night, kiss me, just kiss me, Nefertiti. Questa è la tua canzone più orecchiabile di sempre? Eh sì! La gente la adorerà. Le riprese di Ant-Man sono cominciate da un po' di tempo ormai, ma non è mai troppo tardi per accogliere un nuovo attore nel cast, come ad esempio la star di Wits, Martin Donovan. Al momento non esistono dettagli a proposito del ruolo che interpreterà nel cinecomic diretto da Peyton Reed, ma stando ad alcune indiscrezioni sembra che si tratti di un personaggio molto importante all'interno della storia. Interpretato da Paul Rudd, Michael Douglas, Patrick Wilson, Michael Pena ed Evangeline Lilly, Ant-Man uscirà nelle sale il 31 luglio 2015 e darà il via alla cosiddetta fase 3 dell'universo cinematografico Marvel. Grazie per averci seguito, io torno al prossimo video, quindi prestissimo. Ciao da Valeria.